Wow ragazzi e bentornati! Come ogni anno mi appresto ad affrontare Frostnite, ma quest'anno in quale maniera per differenziare? Ho voluto provare a fare Frostnite senza il costruttore, quindi senza la base che rinforza le strutture, senza la base che ci ridà anche i materiali e quindi un aiuto aggiuntivo, senza tutti quei vantaggi che abbiamo giocando con un costruttore. Quindi per cosa ho optato? Ovviamente ho optato per un ninja, in quanto anche averlo fatto con uno straniero sarebbe stato abbastanza più semplice, in quanto è molto più semplice farmare. E allora ho scelto Lynx, così ho potuto anche utilizzare la tempesta di kunai per sciogliere quei smasher che arrivavano. Pro e contro di farlo con ninja: ovviamente la mobilità, con il doppio salto viene quasi tutto più semplice, sia andare in giro a cercare blab, sia comunque andare in giro per farmare e sia effettuare riparazioni, costruzioni più velocemente, diciamo che è molto molto più vantaggioso. Contro abbiamo il fatto che ovviamente le strutture sono più vulnerabili, basta una carica di uno smasher e bastano due pugni in poche parole per buttare giù un muro, quindi è fondamentale prestare il doppio dell'attenzione che prestavamo prima per appunto il nostro bruciatore. Ho organizzato così il mio match, ve lo spiego in breve, poi potrete ovviamente guardare tutto il video, però queste linee guida penso che se volete cimentarvi in questa impresa possano tornarvi molto molto utili. Sì, ovviamente se volete anche aiutare qualche vostro amico, diciamo che potete fare il capoturno della situazione e prendere in mano diciamo il game. Allora, come al solito al primo e secondo round bastano degli aculei di legno messi sul muro. In questo caso lascio la finestra per poter mettere il blab più velocemente, più facilmente, senza fare la doppia struttura in alto, e infatti questa volta ho optato per il tappezzamento antistreghe, così né streghe né lanciatori possono lanciare nessun tipo di oggetto, zombie, teschio, volante, qualsiasi cosa che sia. Quindi costruzione con le finestre intorno al bruciatore potenziata al 3 con gli aculei di legno e poi via a farmare tutto il tempo. Ho una mia strada personalizzata dove posso trovare tanto tanto ferro. Il mio obiettivo resta comunque farmare almeno nel primo round quei 2500-3000 di ferro che mi permetteranno comunque di gestire meglio la partita per tutta la sua durata. E ovviamente durante il tragitto è importantissimo spaccare innanzitutto tutto un po' di pietra, un po' di alberi, vabbè, fondamentale. E poi farmare tutto quello che ci capita: viti, scatole, valigette, le casse quando si trovano, vabbè, neanche a dirvelo che ovviamente sono importantissime. Anomalie, blab, e cercare comunque di fare nei primi due round quante più cose possibili, ecco. Più roba riuscirete a farmare in questo lasso di tempo, maggiore sarà il vostro vantaggio per potervi portare avanti, quindi costruire il tappezzamento e tutta la struttura il più velocemente possibile, e quindi tornare a farmare nuovamente per gestirvi al meglio tutto il resto della partita. Ma secondo il mio modestissimo parere, il primo e il secondo round sono veramente fondamentali per il farmare, cioè dovete veramente spaccare tutto quello che incontrate senza mai far fermare il piccone, ecco, in poche parole. La costruzione intorno al bruciatore, come va fatta? Abbiamo un diametro di 3x3x3. Cosa significa? Significa che in cima al bruciatore avremo tre pavimenti, disposti ovviamente uno in fila all'altro a formare diciamo un quadrato enorme largo 6x6. Poi faccio tre scale che salgono su ogni punto e altri tre strati di pavimento. In questo match specifico ho fatto quattro scale, come noterete, è semplicemente stato un errore iniziale, poi non avevo voglia comunque di tornare indietro, spaccare tutto, quindi ho lasciato correre così, con quattro scale e sempre tre di pavimento. Allora, diciamo che gli approvvigionamenti cadranno la maggior parte comunque sui pavimenti oppure intorno comunque al bruciatore, si schiuderanno da soli e cadrà tutto, diciamo confluirà tutto sulla superficie della nostra base. E poi ci tenevo ovviamente a farvi sapere che potremmo tornare su Salva al Mondo, ci torneremo comunque molto molto presto. Non credo che torneremo come una volta, nel senso che possiamo permetterci di fare tutti quei tutorial insomma che facevamo una volta, anche perché una volta finito quel genere di video è impossibile creare altri tutorial, cioè a meno che di circostanze estreme o comunque casi particolari, la maggior parte delle volte ci giocheremo in live tutti insieme, dove ovviamente vi consiglio di seguirmi sul canale Viola, dove in primis ci cimenteremo insieme e se vorrete seguirmi proveremo a fare Frostnite sempre da soli, ma questa volta a difficoltà 4 giocatori. Cosa significa? Significa che inviterò 3 persone con me, lancerò il game appunto essendo in 4 e poi farò uscire tutte le altre 3 persone per rimanere da solo ad affrontare Frostnite con gli zombie di potenza molto molto superiore. Anche questa sarà una sfida memorabile.
Quindi mi raccomando, se non vuoi perderti le mie prove in live, quindi anche magari dare consigli, anche magari la semplice partecipazione può esserti d'aiuto, ti invito a seguirmi sul canale Viola e ti basterà digitare il seguente nome, KinoTV94, oppure semplicemente andando in descrizione, da qualche parte dovrebbe esserci. Nel dubbio comunque vi invito tutti quanti a entrare nel server Discord, dove è presente ancora un sacco di gente che comunque gioca a Salva il Mondo, e vi ricordo che potete continuare a supportarmi come creatore per permettere, diciamo, la continua crescita di questo canale. Perciò se vorrete vedere altri contenuti su Salva il Mondo, su Fortnite, ho bisogno adesso più che mai del vostro aiuto. E come farlo in maniera totalmente gratuita? Perché come sapete sono uno a cui non piace assolutamente chiedere abbonamenti, soldi alle persone, non sono quel genere di creatore di contenuti. Però potete farlo in una maniera totalmente gratuita. Vi basterà, come al solito, inserire il nickname KinoTV nell'item shop di Fortnite. In questa maniera mi supporterete con ogni vostro acquisto su Fortnite, senza che esso aumenti di prezzo. Quindi semplicissimo ed è un win-win per me e per voi. Anche se sono passati anni, comunque penso che ormai abbiate imparato tutte le tecniche per affrontarla al meglio dei modi, per aiutare i vostri amici o piuttosto che cimentarvi in questa impresa e affrontarla da soli. Vi ricordo di venirmi a seguire sul sito Viola, che l'affronteremo a difficoltà 4 giocatori tutti insieme e farò le mie prove in live. E detto questo, sì, è vero che sono stato molto molto inattivo su Salva il Mondo, ragazzi, non ho giocato per parecchio tempo, però devo ammettere che fare queste sfide, giocare specialmente Frostnite, resta sempre veramente troppo divertente, troppo bello. È un'esperienza che almeno una volta nella vita vi consiglio di fare, anche provarci da soli, almeno una volta nella vita ci dovete riuscire, perché è una soddisfazione enorme. Beh ragazzi, io vi ringrazio della visione, mi raccomando lasciate quanti più like possibili per esprimere il desiderio che presto torneremo su YouTube con Salva il Mondo. Noi ci vediamo, spero molto molto presto. Bella bella!
Some of your Brew Glow in the burner to keep it nice and dusty.